Regalare alla città un nuovo spazio per manifestazioni e socialità. È questo l'auspicio di Comune e commercianti in vista dell'imminente riapertura del rinnovato Piazzale Bertacchi. Dopo gli ultimi non facili mesi di lavori, l'area sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 17 dicembre, con un evento tra musica, convivialità e momenti dedicati ai più piccoli che permetterà ai sondriesi di familiarizzare con il nuovo assetto di questa realtà nevralgica della vita del capoluogo. Completamente pedonalizzata, diventa maggiormente fruibile per tutti i cittadini, ma anche per i commercianti stessi, in quanto questa diventa assolutamente un'opportunità. Mi riferisco soprattutto a chi ha attività commerciali come bar o ristoranti, la pizzeria, insomma, possono utilizzare anche quello spazio, estendere la possibilità di esercitare l'attività anche in una parte dello spazio pubblico. La nuova piazza può essere una risorsa perché, come voi avete potuto già vedere, la piazza è diventata bellissima, la piazza sarà pedonalizzata, la piazza sarà molto più fruibile per cittadini, per ospiti, per turisti, per tutti quelli che vorranno passare del tempo lì. I commercianti, uniti nel segno di una nuova sinergia, si dicono pronti a cogliere appieno le opportunità offerte dal restyling della zona antistante alla stazione. I commercianti della zona da una difficoltà hanno preso una grande opportunità iniziando dal giorno dell'inaugurazione. Faranno dei momenti a tema, dei momenti culturali, musicali, dove creano degli eventi per far diventare un punto di ritrovo e di incontro anche Piazzale Bertacchi. Questo è uno spazio nuovo che è stato poi, insomma, destinato ai cittadini. Quindi io sono ben contento che questi nuovi spazi lasceranno appunto la possibilità intanto ai commercianti che hanno la possibilità con le loro attività di bar ristorazione di poter uscire sulla piazza con i tavolini, così come è già successo in altre piazze poi pedonalizzate, e nei momenti poi magari cruciali di alcune manifestazioni, magari già a margine di manifestazioni importanti, pensiamo già a Sondrio Accesa, quindi durante l'estate o ecco quando sarà, ci organizzeremo e vedremo di creare anche noi eventi musicali, culinari, insomma, arte, cultura, insomma, abbiamo diverse idee, vedremo cosa riusciremo a portare avanti. Veri protagonisti dell'inaugurazione saranno i cittadini. Fino al 12 dicembre, infatti, presso i negozi della zona si potranno trovare i coupon per partecipare all'estrazione che stabilirà il nome di chi sarà chiamato a tagliare il nastro nel corso della cerimonia.